Cari amici, buonasera e rieccoci qui come ogni mercoledì dopo il TG con spunti di viaggio. Questa sera, come sempre, abbiamo ospiti Massimiliano e Giorgio di Interre di Granda. Buonasera. Con loro, buonasera, con loro stasera faremo un match tra Torino e Milano. Infatti, questa sera Giorgio e Massimiliano ci proporranno due viaggi da un giorno molto molto interessanti. Allora, Giorgio, tu di cosa ci parli? Di Torino o di Milano? Io vi parlerò di Milano. Ah, quindi la capitale economica d'Italia. La capitale economica d'Italia, una città che negli ultimi anni ha saputo anche stare al passo coi tempi, perché forse è la città più avveniristica oramai d'Italia, è stata nominata la città verticale, però insomma è anche la città dove Leonardo insomma, ha lasciato dei gioielli veri e propri, per cui sarà interessante mettere insieme ciò che c'è di nuovo e i grandi tesori che offre ed è quello che Quindi faremo. sarà un mix tra più Sì, cose. anche perché in realtà noi proponiamo Milano in diverse occasioni e quindi toccheremo anche vari aspetti, per cui magari vi raccontiamo qualcosa di questo. Ok. Massimiliano, quindi a te tocca Perfetto. Torino, Terra di tocca la Savoia. prima capitale Prima d'Italia. capitale d'Italia, terra del Savoia, quindi una città aristocratica come Torino, ma in realtà adesso abbiamo parlato di Torino, ma non è in realtà Torino, ma è a Collegno, villaggio Leoman. Ecco, questo villaggio è una cosa di cui si parla molto Molto. ultimamente, ma che non tutti conoscono. In sintesi proprio, cos'è? Allora, un villaggio dell'Ottocento, creato da un imprenditore svizzero, dove ha creato il suo ghetto. Diciamo così, per quanto ha inserito, essendo contro l'edificio, quindi degli operai all'interno, con tutte le comodità di un villaggio, quindi la stazione, la posta, la scuola per i ragazzini, ma in realtà li faceva vivere all'interno di questo ghetto senza uscita. Quindi un villaggio creato Ed è all'inizio. rimasto tal quale. È rimasto tal quale, naturalmente non più operativo, è stato abbandonato per diversi anni. Ma c'è stato un recupero Un recupero importante. importante da dei volontari in realtà, quindi da delle maestre, professoresse in pensione che hanno cercato gratuitamente di Quindi portare. proprio una chicca questa. E poi cos'altro si vede? Da lì passeremo, cerchiamo di stare in abbinamento alla tematica del villaggio, quindi il cotonificio, si va a visitare una fabbrica a Pianezza, ma che esiste ancora tuttora, di produzione di passamanerie. Quindi faranno vedere tutti, questa qui è la passamaneria Massia, tutte le lavorazioni, i vecchi telai di lavorazione degli anni partono dal 700 loro, quindi hanno fatto rifiniture per tendaggi già della Real Casa, Per la Real Casa, erano i teatri, fornitori palazzi, della Real erano Casa. fornitori di palazzi importanti, quindi dalle Nappine, alle passamanerie, tutto quello che è, e quindi si vedrà tutta la parte museale storica dei telai antichi fino ad arrivare a oggi che ancora sono in piena produzione, soprattutto per il mercato estero. Dai, fantastico. Allora, torniamo a Milano. Bene. Quindi hai detto che ci svelavi qualche chicca di questo viaggio, che sarà Ma allora, in che realtà, giorno è? primo Il di primo giugno di una giugno. puntata. In realtà poi vi invito a fare anche un altro itinerario che faremo il 26 di maggio, per cui è una Quindi duplice due. puntata, perché uno, vi dicevo, è l'anniversario, 500 anni di Leonardo, e ci Eh sono già. grandi temi. C'è una Milano che sta parlando di riscoprire i suoi navigli. I navigli sono diventati un punto di riferimento, Un'attrazione un'attrazione. incredibile. Ma stanno parlando di riaprire quelli che ormai adesso sono strade e quindi è interessante. Ma in realtà una cosa che a me piace molto di Milano è vedere come è città della moda. Ma le Ok. grandi firme adesso cosa fanno? Stanno prendendo dei veri e propri quartieri, Prada ne è un esempio, noi vorremmo andare lì a vedere quello che è la Fondazione Prada. Perché? Perché è uno spazio veramente curioso,
dove in terrazza, firmata da un grande architetto, archistar, che si chiama Rem Koolhaas, ci prenderemo un aperitivo, ma insieme a questo andremo a vedere l'opposto, due abbazie che sono tra le abbazie più belle, io direi anche in Italia, l'abbazia di Chiaravalle e l'abbazia di Viboldone, che sono dei gioielli del romanico e del gotico. Facendo tappa, e qui ti voglio, in una osteria dell'Ottocento, un'antica locanda di posta, che serve ancora il risotto alla milanese detto all'onda, per cui come Dio comanda. E quindi già questo itinerario è completo. Ma però mi sono perso. Cioè, quello di cui tu ci hai parlato avviene però in due giornate diverse. Quello di cui vi ho parlato adesso è una giornata sola ed è il primo. Il primo di giugno. Tutta questa varietà avviene in una distanza di un quarto d'ora da una meta all'altra. Per cui, e questo ci fa capire una cosa importante, che è la nostra Italia, quanto è ricca. Cavoli. Per cui possiamo in qualsiasi nostra città spendere giornate intere, ritornare, scoprire sempre qualcosa di nuovo. E questo effettivamente è un appuntamento. Ho una curiosità personale, ma dopo l'aperitivo si potrà mangiare in un ristorante sui Navigli? Perché insomma si mangia benissimo, ve li consiglio. Sì, in effetti sui Navigli c'è l'imbarazzo della scelta. In realtà in quell'occasione siamo nella stessa zona dei Navigli, ma non ci fermeremo fino a tardi, per cui dovremmo ritornare e lasciare rilanciare l'appuntamento per un'altra occasione, su cui ci stiamo pensando. Ok, per cui... ecco, allora mi prenoto fin d'ora. E il 26 invece Milano? Il 26 invece lo dedicheremo proprio a Leonardo, oltre il 26 cenacolo, maggio. Perché ha avuto un successo notevole l'anno di Leonardo. E cosa succede? Che oltre al Cenacolo, non tutti sanno che esiste un luogo segreto che si chiama la Vigna di Leonardo, che è un palazzo storico proprio di fronte a Santa Maria delle Grazie, dove c'è il Cenacolo, dove esisteva una vigna, quindi proprio un giardino che ancora oggi esiste, che si dice essere legata alla presenza di Leonardo. Andremo a vedere quello insieme ai nuovi affreschi restaurati attribuiti a Leonardo nel Castello Sforzesco, quindi due itinerari curiosi all'interno della stessa città. Milano Impera. Però io ho fatto un giorno, due giorni, sono già perdente. No, non l'hai detto. Io sono giudice insindacabile di questa... di non questa volevo. Vostra partita. Beh, il mio villaggio è piccolo, sincero, con la sua chiesetta dedicata a Santa Elisabetta. È curioso, è un viaggio comunque curioso, appartiene al nostro territorio. Posso definirlo così, è un viaggio vicino, ma nuovo, innovativo, ci porta a vedere delle cose che abitualmente non si vedono. Sì, e poi appunto, ripeto, chapeau a queste donne, soprattutto queste ex insegnanti, che sono riuscite a fare le guide, naturalmente tutte a loro spese, con dei piccoli contributi offerte, e riuscire a rimettere insomma in piedi questo villaggio. Quindi, molto bene. Allora, ho ancora prima avevo una curiosità, adesso ho un desiderio. Mi piacerebbe andare con le telecamere di Telegranda una volta in agenzia. Con le telecamere di Inter di Granda, no, con le telecamere di Telegranda a vedere Inter di Granda. Che è un bel gioco di parole, ragazzi. Possiamo darci un appuntamento lì? Assolutamente sì. Siete benvenuti tutti quanti. Ok, piazza allora... Europa 9. In Piazza Europa 9 in Terre di Granda, e noi ci andremo con Telegranda in una delle prossime nostre puntate, dei nostri prossimi appuntamenti. Buona serata a tutti e noi vi aspettiamo. Ciao ciao.